sono contento della prestazione, di come abbiamo subito tolto le speranze al Favara, che è una squadra difficile da affrontare dopo soprattutto due sconfitte, quindi sapevo di trovare una squadra agguerrita, così come è stato. Il punteggio magari può pensare altro, però devo dire che la squadra è stata bene, è stata brava ad approfittare immediatamente dei problemi del Favara. Abbiamo sfruttato subito le occasioni capitate. Io mi permetto di aggiungere che si sono fatti trovare pronti anche giocatori che finora non hanno giocato fin dall'inizio. Galluzzo ha sostituito all'ultimo momento Idoiaga, che si è infortunato durante il riscaldamento, e Galluzzo è stato protagonista di una bella prestazione, significa che ha lavorato bene insieme agli altri ed era pronto. Sì, sì, io devo dire che ogni la domenica faccio delle scelte, è normale che chi lascia in panchina ha un minimo di voglia di rivincita, ma così deve essere. Pasquale oggi ha dimostrato, insomma, le qualità che tutti conosciamo. È stato chiamato all'improvviso, ora dobbiamo vedere le condizioni di Idoiaga, però ci ha dato una grossa mano come tutti gli altri. Per un allenatore avere in panchina persone che rispondono presente come i titolari è sicuramente una ricchezza. Siamo tutti contenti, dopo una settimana di duro lavoro, negli allenamenti, finalmente siamo riusciti a conquistare i primi 3 punti. Grande sacrificio da parte di tutti, una bella prestazione, specialmente nel primo tempo. Secondo siamo rientrati, abbiamo fatto il terzo gol, diciamo che l'abbiamo chiuso, ma poi Favara ha accorciato le distanze. Per fortuna siamo riusciti ad allungare ancora, a fare un altro gol, e poi bene o male l'abbiamo gestita bene negli ultimi minuti. Niente che dire, siamo contenti e speriamo di continuare così. Nel Pro Favara ho tanti amici, tanti ex compagni di squadra, gente d'esperienza, gente che ha vinto campionati. Sicuramente venivano da due sconfitte consecutive, non era facile venire a Sciacca e mettersi tutto alle spalle e fare una buona prestazione. Sicuramente ci tenevano soprattutto a fare una bella prestazione. Peccato per loro, felice per noi sono. E ripeto, stiamo lavorando bene con il mister, il gruppo è fiatato e le cose però stanno andando bene.